Troppe volte noi dimentichiamo il contributo che l'Italia ha dato alla storia dell'umanità, non ce ne rendiamo mai pienamente conto, probabilmente perché siamo per paradosso assuefatti, no? Dalla bellezza della cultura nelle quali siamo immersi. Quando si va all'estero, il punto di vista cambia immediatamente, ci si accorge subito di quanto la nostra nazione sia considerata un faro di civiltà, di quanto essere italiani sia sinonimo di bello, di prezioso, di innovativo, di geniale. E di quanta domanda ci sia di Italia. Per anni, forse per decenni, noi abbiamo dimenticato di cosa siamo stati capaci, di cosa siamo capaci, di quanto l'Italia sia capace di stupire, di innovare, di essere avanguardia, di insegnare, di quanto la nostra identità, la nostra nazione, la nostra patria siano ammirate e stimate. Ma non possiamo fare innamorare gli altri di noi se non amiamo per primi noi stessi e se non riscopriamo ciò che ci lega e ci rende una comunità di destino. Credere in ciò che siamo è la benzina più potente che possiamo mettere nel motore della nazione. È il carburante di cui abbiamo bisogno per tracciare nuove rotte e tornare protagonisti in Italia e nel mondo.